Dipende un po'. Vedo se funziona. Vi ricordo che tutto il ricavato della manifestazione sarebbe dovuto al progetto ELT di aiuto alle popolazioni terremotate del centro Italia. Per questo vi invito a mettere tutti la mano sul cuore e a comprare, oltre ai bellissimi prodotti delle nostre bancarelle, anche le torte, i prodotti. Grazie, no, passiamo prima perché dobbiamo dare grazie a voi. Un bel versamento, dare un bel aiuto a queste popolazioni. E per questo abbiamo bisogno di voi. La giornata di oggi sarà molto... Controllo se funziona la macchina. Comunque che ci ho speso. Durerà fino alle 18 e alle 11:30 ci saranno gli auguri degli istituzionali e una descrizione da parte del responsabile della protezione civile del progetto ELP. E dal pomeriggio dalle 3 inizierà l'attività presso la nostra sede, presso il nostro villaggio, con i laboratori creativi, con Babbo Natale che darà ai bambini, ma solo a quelli buoni, il diploma di bravo bambino. E alle 5 vi aspettiamo con tutti i bambini allo spettacolo del mago. Lo spettacolo si svolgerà presso l'oratorio. Vi ricordo poi inoltre stasera il bellissimo concerto dell'Angels Chorus. Sto solo controllando che funziona la macchina, non di più. Ringrazio veramente di cuore le persone delle bancarelle che hanno accettato anche quest'anno il nostro invito. Veramente grazie. Praticamente ci sono tutti. Complimenti. È presente anche la bancarella del gruppo genitori e diciamo dove ci sono un po' riferimento di Manera Shigera. Sarà possibile lì fare rinnovare la tessera per il nuovo anno. Vi chiediamo di farlo numerosi perché diciamo, i soldi che noi raccogliamo li devolviamo sempre per aiuti alle esigenze locali e non solo. Quindi anche un piccolo sostegno tramite tesseramento ci permette di continuare la nostra attività. Grazie. Oggi pomeriggio per i bambini ci sarà anche la nutellata, quindi dopo la novena vi aspettiamo tutti per la Nutella, per Pandoro e per tutte le nostre solite specialità. Ricordo che presso il banchetto di vendita di torte. Che fa lei? Che bravo che è. Della zona del sisma. Quindi vi chiediamo. Com'è, funziona? Quella bancarella deve essere la prima ad essere svuotata. Bella. Cosa costa questa roba qua? Andiamo a 20. Quindi chiediamo a tutti un piccolo gesto, un po' la capito. Di dare un aiuto che in questo momento veramente sta veramente. È geniale, molto. Geniale. È semplice perché è tipo il gioco del gatto. Capito, e qualcun altro questo. Bello, bello. Vi faccio vedere anche questa, anche questi qui dai. Bellissimi. Alle 11:30 vi aspettiamo tutti. Poi anche i cani sono la Maniera Shigera.
meraviglioso. Daremo la parola ai referenti del civile. Quindi potrebbero brevettare e poi venderli. L'asta del comune di Lomazzo, daremo la parola. Sono dei giochi, ma per i bambini un po' dispiace perché. Capito. Per due parole. Belle, belle. Meraviglioso. Vi aspettiamo numerosi. E questo è l'ultimo? In modo da chiarirvi, da dirvi perché e a chi saranno donati questi soldi. Meraviglioso. Vuole che riprenda il suo volto o no? La riprenda? Complimenti, molto 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 bravo. Riprendo qua il coso. Poi si passa. Così. Faccio vedere. Come sono io? Meraviglioso. Sono cose semplici. Sì, sì, ma molto 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 belle. Giovanni Vismara, legno in arzi, non vedrate, via Puccini. Ma lei, questo qui, presumo che sia così, eh? Sì. Se li brevetta e poi li fa fare... Oggi è diverso perché sono in pensione da ottobre, perciò posso dedicarmi di più. Capito, capito. Hobby, perché per me è un hobby. Capito, sì, ma... Mio papà faceva l'intagliatore. Capito, ma è geniale però. Giovanni Vismara, legno in arte, non vedrate, via Puccini 11, 031 79 11 91. Bene. Questa è una schiaccianoce. Bestia, è pazzesco, è schiaccianoce, eh? E quello che... molto bello. Quando ho finito, soprammobile. Bellissimo. Ma così, ecco, dicevo, se lei... Questi modelli qui li brevetta e poi li fa fare in serie da qualche organizzazione, forse anche organizzazione. No, già basterebbe fare un sito su internet e uno da casa ha una finestra aperta sul mondo. È già diverso. Però poi c'è sempre la storia dell'IVA, qualità IVA, non vorrei. E noi facciamo i mercatini come hobbisti. Capito. Vorrei poi dopo. No, ma se lei fa l'opera buona. Non so, per esempio, fosse anche dei carcerati, per dire, no? Lì a bollate, oppure anche al bassone, oppure... Anche farli in modo più semplice, non così elaborati. Perché penso che sia un mercato notevolissimo. Molto, molto bello. Sempre sviluppare. Va bene. Perché nasce da qui. Ok. Dimmi perché hai fatto due carcerati. Bene, molto bello, molto bello. Complimenti. Io questo qui, se viene fuori in maniera decorosa, lo metto su internet e poi magari... Questi sono fucili per bambini. Una volta li facevano con la molletta. Noi ci abbiamo studiato, abbiamo fatto questa noce, tipo balestra. Quando uno spara... Sì, sì. È bello. E sparano i tappi. Poi lì c'è sparne uno lì proprio. Il tappo è isolato. Sì, sì. Perché così l'elastico batte sempre nella stessa maniera. Sì, sì, sì. Quando uno spara, sì, colpisce sempre in mezzo al tappo. Può sparare uno lì. Beh. C'è la sagoma. Le mani fredde. Sì, il problema. Meraviglioso. Grazie mille, scusi per aver rubato il tempo. Questo per i grandi. Addirittura. Questo è Winchester. Stesso sistema. Pazzesco, Però è per i grandi, insomma, sì, è solo i bambini che devono giocare. Appunto. Ok. Ecco, poi abbiamo trovato il meccanismo. Addirittura? La molla serve solo da ritorno. Quello che fa tutto è l'incastro della noce. Capito. E ritorno perché? E com'è il ritorno? Cioè? Ritorno. Ah sì, per farlo, ho capito. Per incastrare. Ah, ho capito, capito. Bene. Una volta studiato il sistema, poi, perché poi le dimensioni sono tutte uguali. Sì, se provate con il caso sono. Bene.
Grazie mille, scusi per aver rubato il tempo. A noi fa piacere quando la gente passa, chiede, guarda, e poi fai filmati ancora meglio. Poi questa è una macchina fotografica, sì. C'ho due obiettivi, perché se non funziona uno funziona l'altro. Per la battuta. Io ce l'ho per la moto. Mi piace quando andiamo con gli amici che facciamo i vari filmati, sì, sì, poi a casa. È bene. Sì, il filmato è un ricordo. È di esatto, è vivo. Esatto. È vivo. Ok, la saluto, buongiorno. Salve, buongiorno. Adesso è già ora di andare a mettere. Lo sa lei? Dopo ti ha firmato. Sì, loro vogliono molto limitare l'utilizzo dell'auto, noi pensiamo che sia un po' troppo limitante quello che vogliono fare. Invece dovrà fare modifica. Ma che è? La modifica dal comune. La modifica del gruppo Manera, questa qui è da far senso unico al terreno via Roma, nuova priorità locale. Della scuola artistica locale di Romazzo. Grazie.
stazione di Rovello Porro. We have arrived in Rovello Porro. Prendo un po' di... scusi, tanto tempo. È una missione in difesa della ricerca, no? Ragazzi, io adesso faccio gli esami a quelli di altri. È in 3D. Oddio, oh mio Dio, che meraviglia! E con una... come si chiama? Con questa lente qui amplia l'effetto di rilievo. E pensi che siccome la Sony non c'era la convenienza a farla, non l'ha più prodotta. La parola stessa lo dice. L'ho visto qualche tempo fa, poi sono passati a rilievo, non l'ho mai trovata. Si chiama Sony Bloggy. Poi c'è col software Magic. Io pur essendo un zuticone nell'ambito subito glielo compone senza farsi mal di testa. Auguri per la vostra manifestazione. E vedete se è riuscita a cambiare la Federico. Allora? La Fedeli, mica come si chiama quelli della, del MIUR, che della nuova ministra. Ok, io in realtà sono qua, mi ricordo poco di politica perché sto studiando ingegneria e non ho molto tempo. Ho capito, però lo sa, no, che non c'è più la Giannini, sì, c'è sì, un'altra. Sì, sì, lo so. Magari... Sto da pace, sto da un cianfrotto, e hanno detto, si trova a casa. Questa di mia sinistra. Sempre dei Don Mazzi questo, cioè lui li fa lui oppure solo li vede? Solo
sono vendite per il Donbass. Ah, ho capito. Le aziende sponsor regalano doni che venduti danno ricavato. Ah, ho capito. Grazie mille. Thank you.
Cadorna e Treni Vienna. Apertura porte a destra. Doors open on the right. Qui c'è il cane pizza. Il coffee break, sono fatti quanti tempi.